Tieni duro, fratello! Tu! Ti stanchi mai di massacrare orde di demoni all'infinito? No! Già, pure io. Questa che roba sarebbe? Di quello che vuoi di Samael, ma accidenti, so come entrare in scena. Signori, dopo di voi. Cavalieri, Samael, non ho neanche dovuto darvi la caccia. Se non foste stati una spina nel fianco, sarei quasi impressionato. Moloch, senza il tuo manto di sangue non puoi più nasconderti dietro la magia oscura di Lucifero. Ora ci racconterai il suo piano. E poi morirai. Parole forti. Goderò nel ricacciarvele in gola di fronte al mio esercito. Così tutti conosceranno la potenza di Moloch. Questa è la vostra battaglia, cavalieri. Io mi godrò semplicemente lo spettacolo. Ho atteso a lungo questo momento. Non ci sarà alcuna pietà. Venite, cavalieri. Vi divertirò a farvi a pezzi. Potresti anche aver sconfitto demoni di nuovo. Ma scoprirete che io appartengo a un'altra categoria. Let's go.
era stata promessa la vittoria. Oh, hai rotto di nuovo la spada. Forza, cavalieri. Tagliate la sua miserabile testa. Avete fatto esattamente il suo gioco, cavalieri. Sono stanco dei demoni e delle loro minacce. Le minacce non servono più. Il piano di Lucifero è compiuto. Compiuto? Come? Dovreste frequentare compagnie migliori. Non è vero, Samael? Hai detto loro che... Quel demone non smetteva più di parlare. Già, chissà cosa stava per dire. Magari tu lo sai, Samael. Che cos'è l'Animus? Che cosa ci nascondi? Suppongo di dovervi la verità, ma non qui. Presto, oltre il portale. Samael, ci hai mentito per tutto questo tempo. Sciocchezze. Ho semplicemente omesso alcune verità scomode. Ma ora vi dirò tutto quello che so. Una piccola penitenza per ripagare i vostri servigi. Falla breve, è meglio per te. Dopo che i Nephilim furono annientati, Lilith venne da me. Lilith? Ovvio che c'era il suo zampino in tutto questo. Era pazza di dolore. E voleva il mio aiuto per orchestrare la sua vendetta sul Consiglio e su voi, cavalieri, per il ruolo da voi svolto, ma soprattutto sugli umani fuggiti dall'Eden, che Lilith riteneva essere stati ingiustamente favoriti rispetto a tutti gli altri. E tu hai accettato? L'ho mandata via. Io rispetto l'equilibrio, dopo tutto. E preferirei che il Consiglio non si intromettesse nei miei affari. Una lezione che, con mio grande piacere, i miei rivali hanno imparato in modo deliziosamente esemplare. Tutti eccetto uno. Lucifero. Sì, Lilith lo trovò in trepida attesa, intento a tessere trame perfide al punto da rivaleggiare con le sue. Insieme crearono l'Animus per corrompere l'umanità. L'Animus è un'influenza oscura e seducente, piena di malizia e avidità. Per alimentare l'Animus, Lucifero strinse un accordo con i signori dell'inferno, concedendo a ciascuno di loro il potere, sebbene a caro prezzo. Gli stolti accettarono, credendo che sarebbero stati invincibili. Ha fatto la stessa offerta anche a me. Che impudenza! Qual era il prezzo, Samael? Le loro anime, da rivendicare alla loro morte. Per tutto questo tempo abbiamo aiutato Lucifero, e tu sapevi! Samael, che cosa hai fatto? Io ho le mani pulite, cavaliere. Hai agito per ordine del Consiglio, non mio. Io ti ho semplicemente messo sulla strada giusta. Puoi biasimarmi per essermi voluto vendicare sui miei rivali? Ne risponderai. Un'altra volta, forse. Ti ho promesso Lucifero e ti manderò da lui se lo desideri. Ma c'è qualcosa che devi sapere. Moloch ha detto il vero. Forse per la prima volta nella sua miserabile vita, l'opera di Lucifero è compiuta. Ha trovato la nuova culla natale degli esseri umani, la Terra. Usando l'Animus li ha corrotti. Li troverai cambiati. Mandaci sulla Terra. Addio, cavalieri. È stato un piacere. E adesso? Il destino dell'umanità è una decisione che spetta al Consiglio, non a noi. Lucifero ha creato questo grazie a noi.
Impressionante, vero? Parli del diavolo. La vita di queste creature prima era insignificante. Si raccontavano storie accanto al fuoco. Cercavano nelle stelle le risposte alla loro patetica esistenza. Io sono la risposta. Guardate con che velocità si adattano, ora che hanno aperto gli occhi. Sentono tutto ciò che il loro creatore ha negato loro. Paura, odio, lussuria. Forse ora creeranno un terzo regno e sarà potente. Quanto si è diffuso? Ormai, chi può dirlo? Ci ucciderete tutti? Per non sbagliare. Fuggi, ragazzo. Devi allontanarti dal villaggio. Guerra, conflitto. Avete dimostrato il vostro valore come soldati del Consiglio. Possa la vostra risolutezza e il vostro servizio continuare senza sosta per l'eternità. Grazie ai vostri sforzi, l'umanità resiste, pur se cambiata per sempre dalle trame di Lucifero. Abbattere gli umani aggressivi che avete incontrato è stato un compito arduo, ma necessario. Un compito che può aiutare a plasmare il terzo regno. Il tempo lo dirà. Gli umani superstiti devono essere attentamente sorvegliati. Protetti. Ascoltate! Con la forgiatura di questi sette sigilli, un grande trattato sarà stipulato in nome dell'equilibrio. Coloro che lo infrangono subiranno l'ira dei cavalieri. Che la nostra volontà venga espressa nei sigilli. Re dai figli del cielo, re dagli abitanti degli abissi, e o sigillo finale dalla nostra stessa saggezza. Il Consiglio ha parlato.